noi diciamo nel quadro delle scelte strategiche abbiamo messo proprio il rilancio di tutta l'edilizia sanitaria. E c'erano diversi progetti fermi, e il lavoro è stato quello di metterli in moto. Il secondo nell'ordine di tempo è stato proprio questo. Non gli mancava tanto, gli mancava la firma di oggi, i finanziamenti, anche in anni difficilissimi, perché non è che la finanza regionale sia in un momento brillante, è stato l'ente più tagliato negli ultimi 2 anni, quindi in un clima di difficoltà, però uno deve fare le scelte, darsi le priorità. Questo è prioritario perché, come dicevo prima, un sistema complesso come quello sanitario, se tu lasci dietro una parte poi non ti funziona tutto. Ecco perché fare questo investimento significa investire sui servizi, quelli più sentiti dei marchigiani, che sono quelli della salute. Qui altre scelte sono state fatte, devo dire anche in maniera positiva, rispetto ad altri territori che faticano nel digerire la trasformazione degli ex ospedali in ospedali. Va premiato ulteriormente questo atteggiamento costruttivo costruendo questo nuovo ospedale. Ci sono dei tempi che sono tecnici, che sono compatibili ovviamente con i lavori, poi esistono, di cui purtroppo il nostro paese li chiamo tempi giuridici, che è il tanto contenzioso che viene fatto su tutti i lavori, figuriamoci quando si mettono in moto complessivamente 70 milioni e passa di euro. Quindi è una cifra che difficilmente qualcuno si rassegna a perdere in termini di gara. Fanno parte del sistema, vanno gestiti al meglio. Credo che dall'altra parte, nei confronti dei cittadini, ci debba essere chiara una volontà che va oltre ogni difficoltà, cioè il desiderio che poi sappiamo quello che vogliamo realizzare, sappiamo che esistono i problemi, però questo alla fine non ci fermerà, quindi pronti ad affrontare quello che capita, perché come dico sempre, il cittadino apprezza una cosa quando la vede finita, e finché non è finita, dal punto di vista del cittadino, è come se tu non avessi fatto ancora nulla o quasi nulla. Con questo spirito mi piace fare le cose, che è il modo migliore per metterci tutta la determinazione per poi realizzare una cosa importante come questo ospedale.